Abbiamo preparato per voi una giornata speciale. Inizialmente vi proporremo un breve spettacolo ispirato al libro Il Giardino Segreto, dopodiché abbiamo preparato per voi delle attività di animazione. Vi auguro una buona visione e spero vi piaccia. Questa storia narra le avventure di Mary nel corso della sua rinascita. Siamo in India, l'aria è leggera e tutto sembra andare bene, ma Mary rimane da sola e così inizia un lungo viaggio verso l'Inghilterra. Mary è tanto triste, ha perso i suoi genitori e questo treno la sta portando in Inghilterra, nella gigantesca casa di suo zio, Mr. Craven. Un uomo burbero e non contento della sua vita. Profumo
dopo un lunghissimo viaggio, viene accolto dalla governante e da Marta, la ragazza incaricata da Mr. Craven di accudire la bimba. È un nuovo giorno nel bellissimo castello di Mr. Craven. Mary sta ancora dormendo, quando alla porta della camera bussa la dolcissima ragazza, Marta, che si occuperà di lei, le aiuterà a vestirsi e le terrà compagnia. Le due si... Inizialmente Mary appartrosa, ma Marta riesce subito ad ottenere la sua simpatia. Good morning, Miss Mary. I'm Marta. Today is a beautiful day. Why don't you go for a walk in the garden? The sun is shining. Hi, Marta. How are you going to look after me? Of course. Saltellando Mary va verso il giardino, passeggia i fiori colorati. La piccola si imbatte in Ben, il giardiniere del castello, e il suo carissimo amico Robin, il piccolo Peppi Rosso. Nascosta sotto le foglie si cela una chiave molto bella. Mary si avvicina piano alla porta che il piccolo uccellino ha indicato ed ecco che trova davanti a sé un grande giardino dove vi sono alberi giganti e mille varietà di fiori che Mary osserva con grande stupore ed interesse. E così il tempo passa, quando Mary, nel sentiero verso casa, incontra Deacon, fratello di Marta e grande amico degli animali, un bambino molto simpatico e dalle guanciotte rosse. I due si presentano. Hi, I'm Mary. Who are you?
I'm here from Martha's brother. Hi. Illustrare il castello in cerca di nuove avventure. Ad un certo punto si sentono dei rumori, anzi, più precisamente, dei lamenti. Aia! Aia! Mary vuole assolutamente scoprire di cosa si tratta, quindi continua il suo cammino tra le buie stanze del castello. Trova finalmente la causa di quei lamenti. Un bambino, forse alla sua età, ha l'aria molto triste, è a letto e non si muove. Why are the windows are closed? Because I'm very sick, I have a bacteria to enter from the open window. I bambini scoprono di essere cugini. Colin, infatti, è figlio di Mr. Craven. È un bambino malato, costretto a stare tutto il giorno a letto perché non è in grado di camminare. I due fanno amicizia, passano ore e ore a chiacchierare. Il sole brillava più del solito, Colin riesce ad alzarsi sulle sue gambe.
riuscendo a compiere qualche passo incerto grazie all'aiuto dei due amici. I can walk. Today is a beautiful day. All in my missed dad a lot. Cobb vorrebbe tanto che suo padre fosse con lui per gioire dei suoi progressi. Gli viene quindi la splendida idea di invocarlo con una formula magica. All'amicizia e all'aiuto reciproco, come per magia, compare il padre di Colin. Da quel momento in poi, la vita nel castello non fu la stessa. Grazie a quel giardino segreto che aprì il loro cuore, ora sono tutti uniti e finalmente felici. Ho imparato a correre, finalmente riesco a giocare, sono libero di muovermi liberamente. E io invece ho imparato a sorridere, ad emozionarmi, ad aiutare gli altri e essere più gentile. Io invece ho fatto mio figlio, la voglia di vivere e la forza di domani. Abbiamo anche visto che è così bella la regia, che volessi vedere il terzo vicenda. Ma adesso al castello sei arrivata, incontri una nuova amica di nome Marta, gentile e simpatica. Ti aspetta la porta, ti regala una cosa, ti aiuta e non ti critica. Una ragazza magica e mette giù la distanza, incontri una persona nuova, amico guida e speranza. Insieme a te vive la sua prova, inizia un'altra storia piena di magia, segui la tua scia e chi ti guida il pettino sopra se c'è l'arpino segreto. Fai un altro passo, segui il dito, lo aspetto e guarda il tuo tratto. Troverai la chiave dei desideri, affronta le cose che non petto, sei pronta Mary. Mentre fai le tue scoperte sensazionali incontri prima, amico dei dynamite, lui ti segnerà come fa sbocciare un fiore. Nel tuo cuore si rende il dolore, si trasforma in amore. E non hai davvero paura di sbagliare, adesso arrivo io che inizierà a fare. Imparerà le cose giovani che ti faranno cambiare. Non sei mai stata mio utile, con la tua convinzione ti sei mostrato utile. In tutta la situazione, con la tua felicità, nel castello hai portato la serenità. Con la tua allegria ogni giorno non ne hai portato. Hai risolto i misteri, non pensare alle cose di ieri, non cambiare mai me. La nostra Mary interpretata da Francesca Bonetti, la nostra Marta interpretata da Veronica Montanari, il nostro Colin interpretato da Danny Oxa, il nostro Dico interpretato da Miriam Morandini, il nostro Mr. Trave da Michela Pompieri, il nostro Ben da Valentina Ferrari, il nostro Petti Rosso da Damaris Lombardo, i nostri tecnici Arianna Maffi, Martina Zeni e Letizia Zambarda, i
i nostri cantanti, da Arianna Franzini, Anna Melis, Federica Francioso, Fortuna Testa, Anthony Gabbia, Quasvini Francesca, Francesca Russo e Pontigia Laura. La nostra suggeritrice da Laura Della Mea. La nostra addetta alle riprese, Cristina Filippini. La nostra addetta alle foto, Francesca Fantoni. Il nostro produttore delle basi musicali, Biagio Speranza. E la nostra narratrice da Angel Giuliano. Ed infine un ringraziamento speciale alle nostre professoresse per la loro pazienza e il loro aiuto. Grifoni Joy e Candido Marzia. E un grande ringraziamento alla preside per averci permesso tutto questo. Un grande ringraziamento alla professoressa Pilotto e alla professoressa Aldobredi. Let's make a night.
Bring me down.
want to.